www.canale58.com, la tv sul web, notizie, video, rubriche, diretta streaming. Scarica l'app di Canale58 per tablet, smartphone, iPhone. Nuovi protagonisti digitali che assumono la leadership dellinformazione, della comunicazione e della pubblicità, influenzando profondamente le nostre scelte su consumi, valori. Consenso. Trasformazioni rapide e radicali che stanno rivoluzionando il mondo dei media, le cui tendenze nel mercato, nonché lo stato di salute dell'editoria e il prevedibile futuro dell'industria dell'informazione, sono contenuti in un breve saggio documentato, lucido e interessante, Il crepuscolo dei media, informazione, tecnologia e mercato, presentato a Benevento nell'aula magna gremita di studenti del Liceo Scientifico Rummo alla presenza dell'autore, il noto e stimato professionista della comunicazione, oggi direttore delle relazioni esterne di Intesa San Paolo, Vittorio Meloni, ma ascoltiamolo ai nostri microfoni. È un mondo che sta cambiando radicalmente perché è investito da un cambiamento tecnologico, dalle tecnologie digitali che stanno trasformando la modalità stessa in cui le informazioni vengono concepite e distribuite. Purtroppo questo cambiamento diciamo, ha un impatto rilevante sull'informazione e la comunicazione tradizionale che devono trasformarsi mentre la loro presa sul pubblico tradizionale si riduce contestualmente, quindi mette a rischio la loro sopravvivenza economica. Quindi c'è un modo nuovo di fare notizia e di fare comunicazione e bisogna riconcepire tutta la filiera dell industriale diciamo dell'informazione. Come ci si può adeguare all'informazione? Quale informazione eh, nel prossimo futuro? Insomma, i giornali, eh, purtroppo la carta stampata sta vivendo e continua a vivere una involuzione. Ma alcuni grandi brand di informazione del mondo stanno puntando sul digitale, stanno cercando di avere nel digitale i loro, i loro contenuti a pagamento. Sono testate molto forti, molto conosciute a livello internazionale, però ciò non significa che non si possa fare anche a un livello più piccolo. Probabilmente una delle strade non l'unica è questa. Di fatto la carta stampata in quanto tale dovrà diminuire sempre di più la sua dipendenza dalla pubblicità, ad esempio, perché quella non trova spazio nelle piattaforme digitali. Però questo cambiamento affligge anche la televisione e gli altri mezzi che vedono cambiare la natura la composizione delle proprie audience. Quindi si tratta di pensare al tipo di contenuto e anche e soprattutto. Alla modalità in cui viene distribuito, perché ad esempio la grande informazione televisiva subisce a questo punto la concorrenza dei cosiddetti over the top, quindi viene scavalcata da fornitori di contenuti d'alto pregio che li possono distribuire a costi molto più bassi. Eh, qual è un consiglio che lei si sente di dare ai giovani, visto che siamo anche in una scuola che è il fiore all'occhiello del Sannio? Ma i giovani se vogliono rimanere in contatto con il mondo non possono fare a meno dell'informazione, qualunque sia la forma. Che utilizzeranno per essere informati. Quindi bisogna che capiscano che è importante capire come è fatto il mondo, se vogliono trovare un futuro proprio consapevole. Quindi noi, che siamo adulti, dobbiamo spingerli a utilizzare le informazioni, anche se probabilmente in un modo diverso da come abbiamo fatto noi, che proveniamo dal mondo tipografico e siamo stati abituati a furire, furire delle informazioni in un certo modo. Però abbiamo la grande responsabilità di fargli capire che l'informazione. L'informazione che possono trovare anche sulla rete va interpretata, gestita e utilizzata con senso critico. Gli servirà, servirà a tutti loro per capire il mondo. Perché ha trovato l'esigenza di scrivere questo libro? Ma un po' per caso, perché io diciamo, occupandomi di comunicazione da sempre e facendo parte di questi ambiti in cui la comunicazione viene misurata, mi rendevo conto che forse c'era ancora poca consapevolezza sulle dimensioni e la profondità di questo fenomeno. E allora l'ho raccolto i dati che erano diciamo, disponibili e che potevo in qualche modo rielaborare facilmente e li ho raccontati in questo breve saggio. Il liceo Rummo è un fiore all'occhiello del Sagno della cultura sannita, come mai oggi è ancora una volta un incontro targato Cultura e chiaramente con uno dei più grandi comunicatori italiani. E perché il problema dell'informazione ci investe molto da vicino, se non è la scuola ad orientare questi ragazzi verso una eh, lettura critica del bombardamento di informazioni che ricevono quotidianamente? nelle forme più strane anche di fake news eh, ovviamente avremmo fallito come scuola e quindi la possibilità di avere chi ha analizzato il fenomeno comunicazione che ha raccolto una serie di dati significativi e dico anche eh, forse dati che ci fanno capire quanto il fenomeno sia incontrollabile in questa, in questa fase storica. Peraltro anche il Ministero sta facendo un'operazione di questo tipo. Non a caso è stato lanciato un progetto ministeriale per ora riservato a nove scuole in Italia di Torino, Roma e Bari, semplicemente, un progetto sperimentale. Eh, che eh, in effetti è volto proprio a formare studenti eh, dal forte spirito critico che sappiano analizzare e discernere il significato delle informazioni e sappiano poi anche rielaborarle perché c'è anche questo problema: quello del perché loro stessi poi diventano produttori di informazione attraverso i social network, i blog, e quindi contribuiscono anche loro a dare informazioni eh, distorte. Quello che mi interessava particolarmente eh, sottolineare in, una, in poche battute è questa straordinaria capacità di raccontare, di eh, Vittorio Meloni, di raccontare eh, la fine, eh, del sostanzialmente, una preconizzata fine del libro servendosi di un libro e eh, 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 Mi ha ricordato uno storico eh, americano che, che è direttore dell della biblioteca e dice no, il libro non finirà perché ci stanno le biblioteche che salveranno il libro. Io ho qualche dubbio su questo argomento, però lui si serve di, una, di, di, un, di un libro per dirci delle cose che hanno anche un taglio molto culturale. <sussurra> wwwcanale 58com la TV sul web. Notizie, video, rubriche, diretta streaming. Scarica l'app di Canale 58 per tablet, smartphone, iPhone.